Mentre a fatica si compone il quadro delle alleanze per le prossime amministrative a Ragusa, focalizziamo questa sera un po' l'attenzione su due livelli, il livello regionale e poi quello nazionale. A livello regionale, l'Assemblea regionale è impegnata in questi giorni in un duro lavoro che è quello dell'approvazione degli strumenti finanziari, la legge di bilancio, la legge di stabilità e quindi gli strumenti che permettono alla Regione di andare avanti sotto un profilo prettamente economico e di bilancio. La maggioranza tiene sostanzialmente, anche se ci sono delle fibrillazioni come al solito, ed è interessante, se vogliamo fare un attimo un po' di populismo, quello che è successo ieri quando l'Assemblea regionale siciliana ha approvato proprio il bilancio dell'ARS e in questa approvazione è entrato anche l'aumento dell'indennità dei parlamentari, sulla base di una legge che prevede l'adeguamento delle indennità con l'aumento del costo della vita. E giustamente questa mattina i sindaci hanno chiesto in un incontro con il presidente della regione Schifani un aumento anche delle loro indennità. Ora, per quanto mi riguarda, se devo dire la verità, io sono perfettamente d'accordo a che ai sindaci venga aumentata l'indennità, perché quello è veramente un qualcosa di totalizzante, l'essere sindaco con una responsabilità complessiva veramente notevole. Sull'aumento delle indennità dei parlamentari, vabbè, stendiamo un velo pietoso. Il punto nazionale è quello che tra 4 giorni si vota in 2 importanti regioni, forse le più importanti anche sotto il profilo della popolazione complessiva, perché ben 12 milioni di italiani saranno chiamati alle urne nella regione Lombardia e nella regione Lazio. È un vero e proprio test elettorale anche per la maggioranza di centrodestra, che ha delle sue brave fibrillazioni interne, ma proprio perché siamo vicini ad una importante tornata elettorale. E la Meloni proprio ha detto che questo è un primo banco di prova su quello che il governo ha fatto in questi primi 100 e passa giorni. In questo quadro una bandierina elettorale è stata quella piantata dalla Lega, che ne ha fatto sempre un cavallo di battaglia, che è quello dell'autonomia differenziata delle regioni. È un tema interessante questo, perché cerchiamo di approfondirlo. Cosa succede? Le regioni a statuto ordinario, badate bene, solamente quelle a statuto ordinario, possono chiedere attraverso una convenzione con lo Stato che determinate materie, e qui ritorniamo un attimo alla diapositiva precedente se è possibile, in determinati ambiti, materie, la legislazione concorrente con lo Stato venga attribuita esclusivamente alle regioni, e quindi in materia di istruzione, sanità, ambiente, energia e in tanti altri ambiti. E chi sono le regioni? Ecco, la seconda immagine ce lo dice: sono le regioni che in questo momento hanno già fatto istanza per ottenere questa autonomia differenziata, sono le regioni marcate in rosso e quindi il Veneto, la Lombardia e l'Emilia-Romagna. Altre ve ne sono che stanno avendo delle interlocuzioni con lo Stato. Quelle che sono invece colorate di blu sono le regioni a statuto speciale, per cui già sono dotate di una forte autonomia. Ecco che il problema però non risiede esclusivamente nel fatto che la legislazione concorrente su determinate materie passa in capo esclusivo alle regioni. Il vero problema dell'autonomia differenziata risiede nel discorso delle risorse, perché le regioni che hanno già fatto richiesta sostengono che appunto le risorse, quindi le tasse che vengono pagate in quelle regioni, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, devono rimanere all'interno della regione. E già il Veneto ha chiesto che il 90% delle tasse che vengono pagate dai cittadini e dalle imprese del Veneto restino in Veneto.
capite benissimo che qui si apre un problema di risorse, perché a quel punto al bilancio complessivo dello Stato verrebbero a mancare quasi 40 miliardi, che sommati ai 100 e passa della Lombardia e ai 45 dell'Emilia Romagna, che poi sono le regioni economicamente più importanti, creano un buco di bilancio di 185 miliardi. Ecco che il vero problema è appunto di risorse, perché chi è contrario all'autonomia differenziata sostiene che in quel modo si vengono a creare due velocità tra i cittadini di determinate regioni e soprattutto i cittadini del sud. Che già poi basti anche un dato: in questo momento lo Stato spende per un cittadino del nord Italia all'anno 17.600 euro, per un cittadino del centro-sud delle isole ne spende 13.600. Quindi già vi è una sperequazione in atto che si verrebbe acuita da questo discorso del fatto che le risorse rimangono all'interno delle regioni. Per ovviare a questa situazione si sostiene che prima di arrivare all'autonomia differenziata vera e propria, e questo è il punto fondamentale, bisogna attuare i LEP. I LEP sono i livelli essenziali di prestazioni, quelli, i livelli minimi che devono essere uguali dal Piemonte sino alla Calabria. Ecco che quello attiene ai servizi fondamentali, all'istruzione, alla sanità e ad altri che non possono essere disomogenee in Italia. Ecco che quindi il problema fondamentale è prima che la fissazione dei LEP spetta appunto al Consiglio dei Ministri ed è il passaggio fondamentale perché poi si possa arrivare effettivamente ad un'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario. Cosa dire altro? Che in effetti, come dicevamo all'inizio, questa è una bandierina di carattere in questo momento politico voluta dalla Lega, anche perché il processo l'iter amministrativo e legislativo che porterà effettivamente all'autonomia differenziata sarà lungo e complesso, si prefigurano tempi che possono essere quasi di un anno, quindi in questo momento questa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge è stato sicuramente un elemento di campagna elettorale. Mi si potrà dire per la Sicilia? Io non vedo grossi problemi per la Sicilia, a dire il vero, perché come vedevamo nella cartina stiamo noi in regione a statuto speciale, godiamo già dell'autonomia prevista nel nostro statuto regionale. L'unico problema per la Sicilia è arrivare veramente alla effettiva attuazione dello statuto speciale, che potrebbe portare veramente tanti vantaggi. Vedremo come si svilupperà tutta la situazione, lo terremo sott'occhio e poi magari la prossima puntata vedremo come sono andate a finire le elezioni in Lombardia e in Lazio. Alla prossima puntata.